Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui. Salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione. Oggi parleremo dell'ultima puntata di Better Call Saul. Ebbene sì, fortunatamente o sfortunatamente, dipende dal punto di vista, arriva alla conclusione con queste canoniche 10 puntate, però ben concentrate e ben amalgamata una dietro l'altra. Sommariamente la quinta stagione mi è piaciuta tantissimo e anche ha superato le mie aspettative. Dopo una quarta stagione, lo so che può sembrare riduttiva, però non mi ha interessato tanto quanto questa quinta puntata. Ormai ci siamo arrivati in queste 10 puntate. Il personaggio di Jim McGill è stato in un certo senso allontanato e ufficialmente verrà chiamato Saul Goodman, che fra sconti, tra matrimoni, tra questo, tra quello, il personaggio è cresciuto tantissimo, tanto che nella nona puntata gli viene proprio commissionata la missione delle missioni in un deserto totalmente vuoto, con due valigioni pieni di soldi, insieme a Mike che tanta pipì riesce a superare forse uno degli ostacoli più pesanti di tutta quanta la sua vita, tanto che succederà qualcosa di totalmente strano al personaggio, perché lo stesso Lalo si sentirà quasi in un certo senso tradito da Mike, perché sembra che qualcosa sia andato storto. Ma arrivato a un certo punto Kim arriva in suo soccorso dicendole proprio quattro al personaggio di Lalo. E qui arriviamo in questa decima puntata dove Saul dice tutto, ma praticamente tutto, di quello che è successo nel deserto. E in un certo senso Kim accetta le decisioni e le azioni compiute da Saul, ma ha delle condizioni, ovvero quello di non superare il suo limite. Ci spostiamo ovvero in un'altra fase della puntata, quando lo stesso Mike avvisa Gus dello spostamento di Lalo e Nacho verso il Messico, e lì Gus prende la palla al balzo organizzando un vero e proprio assassinio nei confronti di Lalo. Arrivati in questo piccolo villaggetto del Messico, Lalo e Nacho si divertiranno tra una tequila, tra un taco, tra questo e tra quello. Lalo ha deciso di portare Nacho in Messico per un motivo molto importante, ovvero quello di una promozione nei confronti di questo, e presentandolo a un personaggio molto amato non solo a noi fan della saga di Better Call Saul, ma anche di Breaking Bad, ovvero Don Eladio. Questa piccola presentazione porterà in un certo senso il giovane Nacho a conoscerlo e dirgli appunto quali sono le sue motivazioni e anche quali saranno i suoi movimenti per guadagnarsi questa promozione. Tutti quanti felici. Siamo sempre qua, tra una tequila, di qua, di là. Arrivato a un certo punto, che cosa succede? Lo stesso Nacho riceve una strana chiamata e gli dice di tenersi pronto e di allontanarsi dal villaggio, perché succederà qualcosa di totalmente spiacevole. E che cosa può essere tutto quanto questo ciò? L'avete capito benissimo, il famosissimo assassinio nei confronti di Lalo. Mossa un pochettino strana, mossa un pochettino prevedibile, ma porterà lo stesso Lalo, stranamente o forse incautamente, che cosa succederà? Beh, Lalo ovviamente o quasi riuscirà a sopravvivere, ma questo credo quello che sarà il leitmotiv della sesta stagione. Beh, che cosa dire di questa ultima puntata? Puntata che personalmente mi è piaciuta tantissimo, ma forse per la prima volta o quasi l'assassinio o comunque la mossa che Lalo è riuscito a scampare a tutto ciò, un pochettino, in un certo senso, me l'immaginavo. Lo so che è un pochettino strano, non esistono le serie perfette, però guardando non solo Breaking Bad ma anche Better Call Saul, in un certo senso entri nella mente di Vince Gilligan, e secondo me anche lo stesso autore aveva capito che anche noi fan potevamo capire come finiva questa quinta puntata. Ora, non è che deve essere per forza prevedibile, non è che deve essere anche un qualcosa che va anche contro l'idea dell'autore stesso, però sono sicuro che questo finale di puntata imprevedibile porterà fuori una sesta stagione che sarà qualcosa di
bestiale. Non so se vi ricordate com'era finita la quinta stagione, la prima parte della quinta stagione di Breaking Bad. È stata un pochettino quasi noiosetta, se ci pensate, però poi esplosa nella puntata finale di Felina in una maniera incredibile. Tutti quanti noi ricordiamo quella puntata. Beh, anche secondo me in questa sesta stagione, che molto probabilmente sarà anche l'ultima, succederà veramente il panico. Si stanno preparando tutti gli ingredienti per una sesta stagione, secondo me, fenomenale, che lo so può sembrare anche azzardato da dire, ma potrebbe superare per hype, per genialità, anche la serie madre. Lo so, lo so, lo so, può essere azzardato da dire, ma io ho questo piccolo presentimento. E quindi ragazzi, che dire? Spero che la recensione della nuovissima puntata di Better Call Saul vi sia piaciuta. Ovviamente vi metterò qui sotto nel link in descrizione anche la recensione della prima puntata della quinta stagione. Noi invece ci vediamo la prossima volta con una nuova recensione. Mi raccomando, mettetevi mi piace al video, condividetelo e ciao ciao!